«Ma che cosa ho fatto io della mia vita?» pensò la signora Ramsay, prendendo posto a capotavola e guardando i piatti che vi disegnavano cerchi bianchi. «William, si siede accanto a me», disse. «Lily», disse, stanca, «laggiù». Loro, Paul Reilly e Minta Doyle, avevano quello. Lei, soltanto questo. Un tavolo infinitamente lungo e piatti e coltelli. All'altro capo c'era suo marito, seduto, tutto ripiegato su se stesso, accigliato. Per che cosa? Non lo sapeva, non le importava. Non capiva come avesse potuto provare emozione o affetto per lui. Mentre serviva la minestra, aveva la sensazione di essere al di sopra di tutto, di essere passata attraverso tutto, di essere al di fuori di tutto, come se ci fosse stato un turbine lì e uno potesse esserci dentro o potesse esserne fuori, e lei fosse stata fuori. Tutto è arrivato al termine, pensò. Inarcando le sopracciglia di fronte a quella discrepanza, da una parte quello che pensava, dall'altra quel che faceva, servire la minestra, si sentì sempre più nettamente fuori da quel turbine, o come se fosse caduta un'ombra e, depredata del colore, avesse visto le cose come erano in realtà. La stanza, si guardò intorno, era squallida, non c'era bellezza da nessuna parte. Nulla sembrava essersi amalgamato, e tutto lo sforzo di amalgamare, rendere fluido e creare ricadeva su di lei. Di nuovo sentì, come un dato di fatto, senza ostilità, la sterilità degli uomini, perché se quello sforzo non l'avesse fatto lei, non lo avrebbe fatto nessun altro. E così, dandosi la scrollatina che si dà a un orologio che si è fermato, le vecchie pulsazioni familiari ripresero il loro battito, come l'orologio riprende a ticchettare. 1, 2, 3. 1, 2, 3. «Coraggio, coraggio», ripeté ascoltando, proteggendo e alimentando le pulsazioni ancora deboli, come si protegge una fiamma esile con un giornale. Lei provava pietà per gli uomini come se mancassero di qualcosa, mentre per le donne invece mai, come se loro quel qualcosa ce lo avessero.